all'età mia, certi tipi di allenamento mi fanno fare solo male, fanno male alla salute. Hai vicino a me, tu quando ti trovi in certe situazioni, che vengono certe giornate particolari, tu fai una cosa, esci e ti fai quattro passi a piedi, esci fuori. Io penso che tu puoi calmare un po' che ti fa parecchi chilometri. Quattro passi. Ma quello poi la portiere, quello perlomeno teneva 30 anni, ma non esagerare. Ma qua 30 anni? Ma qua 30 anni? Beh, non ci capite. E poi non ci capite? Non lo so, ma poi non... Che volesse dire, scusa, che uno poi a 30 anni è vecchio. Strunzo. E se stessimo pure in una televisione, no? Che non fosse serio con me, che se ti dicesse sì proprio non... No, immagino che sta, aspetta un momento, ma voi che avete capito? Voglio, ma voi sapete che sto parlando? Io sto parlando della portiera. Anna Re, della portiera. Ma che la portiera? Si è sapposto tu. A Giuli, che tiene la ricerca? No, a Giulietta, andiamo con i minutini. Ah, portiera la Giulietta, oh sputtiella, come voglio chiamare? Ah. Stamattina sono da qui, oh sputtiella la mano. A Giulietta, ma non ti preoccupare. La macchina mia. Era già appena appena tu qua, tenne, ma non ma come ti... si chiude a finire? Ma proprio mangi con Ernesto. I dacci, dite che stamattina non era cosa. Ma non ti preoccupare. E in caso faccio la lettera, andare. Fa la lettera, fa la lettera. E perciò stiamo guaiati. Faccia la lettera, fa. Come fa sta lettera? Che si mette l'assicurazione, ma pure quando cammini con la bicicletta. Qua la bicicletta che assicurazione, ne? Io faccio la macchina. Hai capito? Perciò stiamo guaiati. Ecco, perché per sti fatiendo con Matteo, vedi? Napoli è il posto più caro dove si paga l'assicurazione. Perché? Perché sono tutti incidenti fasulli, tutti incidenti creati. E trastole, le famose trastole. E poi avevamo un cuofo nei sordi, per tutto sti chiave con Matteo. Hai capito? E poi ce la mandammo. Mettete scurna, mettete scurna. Non la prendo più. E fai buona. Vuol dire che tu la lettera non la vai trovando. Te la porti tu stessa assicurazione. Lo fai a sapere quando ti devo dare. Ma non ti dà a finire poi con questa bicicletta? Tu spostiella la mano, appena fessare, la porta a cucciare, vai a due carrozzieri, mi dici quando ti devo dare? Sì, è cosa di dunghi a una poca volta, poveri. Tanto va buono, ma oggi non è proprio un no. Andiamoci. Ma ci va la lettera, ma vieni a casa, senti una cosa. Ma... La lettera? Fammela. Come fa? Però riesci come si è venuta la rete, la rete la tengo guaiata la macchina. E vedi? Poi sparti. Qual è? No. Muovono poco sta mano. Ma dici come facciamo a fare sta stronzata se tu hai spinata in mania? L'autore, che volete? L'autore, ma ha cominciato a puntare in modo diverso, ci mi canna, asciutto le capille, Ernesto. Ma mi sono non ce la faccio più con Chistia. Poche pazienza, supportiamo. Ma è possibile, non porto mai un test decente, Chistia. Qui l'ha detto, ha messo a copione, Anna e Ernesto cominciano la puntata. A soggetto, scusate, Gams me l'ha gemisa, potremmo pure fare che va asciutta le capille. Tu non hai dato con Gams, mi incontro, non hai dato che ce l'hanno fatto pure un po'. Comunque l'idea era buona. Io sagrei, io facevo buona a venire proprio stamattina, tengo certi problemi a parte a capo. Perché? Che è stato? È mio figlio. Vostro figlio? Ora guaglione si è pigliato 10 diplomi in informatica, nemmeno che su un anno e mese che lui sta facendo 3.000 domande non è capace di trovare. Niente di meno? Sì. Che l'informatica è il futuro. È il futuro. Oggi con i computer, chi sa lavorare vicino ai computer, trova lavoro immediatamente. Sì, infatti sta trovando lavoro. E perché? A Milano, a Torino, a Vicenza, un milione mesi. Un milione mesi? Un milione mesi. E come si va a cambiare tre un milione mesi? 4 mesi. Ah, questi lavori, diciamo... E camba a Milano e a Torino un milione mesi, la ci hanno mandato 2 milioni a Napoli, a Nare. Ma certo, pure da fare poche pratiche, però, non è... so, il ragazzo deve imparare, perché comunque alla fine, vedete, cane che fa? Fa la fine mia. Che io non mi sono voluta perfezionare, perché io studiavo lingue, non mi sono voluta perfezionare, e alla fine sto facendo in mani da dopo parlo. Studiavo lingue? Sì. Mi facevo il francese, l'inglese... o cinese, volevo imparare pure il turco, però poi alla fine ho rinunciato perché era troppo... Ma dovevo... come stai parlando con Annarella, Annarella o Annarella Sciotti? Annarella Sciotti, Annarella Sciotti sapeva l'inglese, stavo pure buona e stavo usando pure il computer. Allora invece ci facendo Annarella Manicurista. Annarella Manicurista invece stavo parlando pure francese. Ma io stavo parlando di problemi per Ernesto...
Dili la vera. La vera. E io l'avevo capito, perciò ho detto il logo, ma era un momento.